Allora ragazzi, la partita è finita, 2-0 per noi, gol di Ronaldo su rigore e Dybala, splendido gol su splendida azione, De Ligt, Bernardeschi, Dybala. Che dire, arriva la prima vittoria in questa ripresa del calcio dopo il coronavirus. Sono contento perché comunque 3 punti fa sempre piacere e per quanto riguarda il secondo tempo c'è stato un po' un calo fisico da parte della Juve. Devo anche fare complimenti al Bologna perché dal mio punto di vista ha disputato comunque una buona partita, se l'è giocata, ha provato a fare il suo calcio, quindi i complimenti vanno al Bologna di Mihajlovic. E che dire specialmente del secondo tempo, se non avete visto il primo, il video del primo tempo vi invito ad andare a vederlo. È un secondo tempo che è partito ancora come nel primo tempo abbastanza bene, Bernardeschi ha preso un bellissimo palo e Ronaldo anche si è mezzo mangiato un gol, diciamo. E il secondo tempo è partito appunto di nuovo con una Juve che cercava un pochino di un pochino meno rispetto al primo, ma comunque con una Juve che cercava di giocare abbastanza in verticalità. Devo dire che sono stato contento appunto di vedere un gioco un pochino diverso rispetto al solito gioco noioso e non produttivo delle scorse partite nel primo tempo. E poi nel secondo tempo, ripeto, un po' probabilmente un calo di energie e un po' anche il risultato hanno portato poi dopo la Juventus ad avere un atteggiamento un pochino più conservativo, ed è comunque questo un aspetto che non biasimo, anche perché dobbiamo considerare il fatto che si gioca praticamente ogni 3 giorni, quindi quando hai più o meno il risultato in cassa è anche giusto un attimo fermarsi. Parliamo un attimo dei giocatori. La coppia difensiva ha giocato dal punto di vista discreta sicuramente, diciamo, bene. Bonucci ha fatto una partita abbastanza diligente e centrata. De Ligt ha preso il fallo per il rigore di Cristiano Ronaldo, oltretutto poverino si è preso un mezzo pugno in faccia nel primo tempo, ha giocato, diciamo, abbastanza bene. Ho visto bene Cuadrado, l'ho visto un pochino più andava un pochino di più al suo ritmo solito, sta prendendo piano piano la condizione, speriamo che stia bene, che sia integro, anche perché la situazione di Terzini è disastrosa. De Sciglio, solita partita. De Sciglio sappiamo che giocatore è, un giocatore che è discretamente, diciamo così, discretamente bravo un po' in tutte le cose, il soldatino perfetto, non fa mai niente di eccezionale, ma d'altra parte però tende a essere sempre abbastanza diligente, ha fatto la sua partita, l'ha fatta, non si può chiedere troppo a De Sciglio nella maniera più assoluta. Il centrocampo invece, come ho detto nel primo tempo, un Pjanic che non mi era piaciuto, fantasma, solito, e un Rabiot che anche lui prova a giocare ma come sempre, non so, sembra addormentato, non a caso poi Sarri ha cambiato subito e ha cambiato tutti e due, giustamente anche direi. Per quanto riguarda Bentancur una partita positiva, diciamo, si è dovuto prendere un giallo per colpa di Pjanic, che c'è stata una specie di, diciamo, Pjanic su quel giallo c'era un mezzo fallo, ma comunque come sempre c'è andato mollo. Poi sappiamo che Pjanic ha il fisico di un adolescente praticamente, quindi è andato giù come una pera, ma vabbè. Bentancur comunque mi è piaciuto. Parliamo dell'attacco, partendo da Ronaldo ha fatto gol, gol su rigore, ha fatto poi un secondo gol nel secondo tempo che è stato non convalidato, annullato per un fuorigioco di neanche mezzo metro, ma un fuorigioco molto molto piccolo di Douglas Costa. Ho visto Ronaldo un pochino più in palla, un pochino più volenteroso, anche a livello fisico l'ho visto un pochino meglio. Buona prestazione quella di Cristiano, niente di eccesso, ci aspettiamo sempre di vedere grandi cose da questo calciatore, ma diciamo che oggi ha fatto il suo, ha minimamente fatto il suo, ecco, meglio dell'altra volta in cui non faceva nulla per diversi motivi, ma anche per colpa sua. Quindi va bene per Cristiano. Dybala, come sempre, ha avuto
ha fatto un grandissimo gol, poi dopo si sa che lui come Cristiano senza una prima punta fanno difficoltà, è stato poi dopo tolto per Douglas Costa. Ad ogni modo Dybala ha fatto una buona prestazione da un punto di vista, e poi è entrato Douglas Costa impalpabile, non lo so, Douglas è sicuramente entrato in un momento molto particolare della partita in cui la Juve aveva abbassato il ritmo, stava appunto avendo un atteggiamento conservativo, quindi va bene così, però non mi è piaciuta tanto la prestazione di Douglas Costa. Douglas sappiamo che è un giocoliere, ma è un calciatore che tante volte dimostra di... non so come dire, tante volte tende a perdersi, non so, oggi nella sua prestazione non mi è piaciuta granché. E nota di merito invece per Bernardeschi. Allora, dal mio punto di vista Bernardeschi è stato il migliore in campo, ve lo dico sin da subito, perché ha fatto una buona partita e anche perché è Bernardeschi, cioè ragazzi, ha fatto un bellissimo assist sul bellissimo gol poi di Dybala, ha preso un palo con un gran tiro, è accorso quasi tutta la partita. Bernardeschi, ragazzi, ve l'ho detto, dal punto di vista fisico c'è, lui c'è perché a livello fisico è messo molto molto bene, è un grande atleta da quel punto di vista. Oggi con un pochino più di spazi e tra virgolette anche un pochino più di libertà data dal fatto che giocava in questa sorta di ruolo da attaccante di destra, ha fatto una grande prestazione, e quindi dal mio punto di vista Bernardeschi migliore in campo oggi. Quindi bravo Federico, continua così, speriamo che possa continuare così. Purtroppo però Bernardeschi è un giocatore discontinuo, vedremo cosa farà, vedremo come Sarri e se Sarri lo reimpiegherà a titolare nelle prossime partite. Io devo dire, vista la partita di oggi, fiducia gliela proverei a dare, ecco. Quindi complimenti Federico. Per quanto riguarda i cambi, appunto da Douglas Costa ne ho già parlato, ma tu di entrato ha fatto le sue solite cose. E niente di eccezionale, quindi diciamo sei politico, niente di più. Ecco, parliamo dell'altro migliore in campo con Bernardeschi, che è stato Danilo, da grandissimo giocatore qual è riuscito a farsi espellere praticamente in 20 minuti. Cioè, io se penso, ragazzi, che abbiamo venduto Cancelo per comprare questo qua, cioè questo qua, che è questo non giocatore, che è uno di quelli che ci ha fatto perdere la Coppa Italia tirando quel rigore, ma io non lo so. Oltretutto entra in campo, fa un intervento all'inizio che ha rischiato grosso rosso, diciamoci la verità, lì era un cartellino proprio arancione, ma se gli davano rosso poteva starci. Fa quello, poi fa quell'altro fallo che puoi darlo come non puoi darlo, ma visto il fallo di prima, cosa fa? Un po' compensato l'arbitro e gli ha dato il rosso. Danilo veramente un giocatore, cioè Danilo è qualcosa che, cioè ragazzi, quando abbiamo venduto Cancelo per comprare Danilo, io subito ho pensato che stavi per iniziare un periodo durissimo e disastroso per questa squadra, perché veramente, cioè, giocatore non giocatore, ecco. Quindi Danilo voto 0 questa sera, 0 meno di 0. Oltretutto si fa spellere una situazione pesantissima dal punto di vista dei terzini. Ricordiamoci che De Sciglio si è rotto, non gioca mai, si è rotto, e serviva De Sciglio, serviva, perché io ve lo dico sinceramente, se devo scegliere tra Danilo e De Sciglio prendo De Sciglio, ve lo dico, perché De Sciglio è uno che non fa mai niente di grande, ma non fa neanche, cioè difficilmente fa dei disastri. Invece Danilo è un, non lo so, Danilo è incommentabile, Danilo incommentabile. In generale mi è piaciuto il primo tempo, come hanno giocato, secondo tempo più conservativo. Diciamo che questa è una partita in cui è difficile fare un'analisi, diciamo, vedendo appunto la partita di oggi, anche perché ricordiamoci che giocavamo contro il Bologna e che giocavamo contro un Bologna alla prima partita, quindi non si capisce bene se stavano bene fisicamente. Devo dire che anche il Bologna ha corso quasi tutta la partita, ha fatto una buona prestazione dal mio punto di vista, però bisognerà vedere nelle prossime partite come andrà avanti, come sceglierà Sarri la formazione, sia come andrà avanti l'idea di gioco. Ecco, io vi voglio dire solo questa cosa per chiudere tutto. Preferisco mille volte vedere, anche da un punto di vista di divertimento mio personale, ma in ogni caso preferisco mille volte vedere una Juve che lascia un pochino più il campo agli avversari e che poi prova a giocare di
di rimessa, no, di rimessa, scusate, prova a giocare un po' in contrattacco, così essere un pochino meno prevedibile rispetto che a vedere il finto tiki-taka che tutti ormai praticamente non sopportiamo. Forse l'ideale sarebbe riuscire, e in questo deve metterci la mano Sarri, che anche lui grandi colpe per i risultati che abbiamo ottenuto, perché tutti hanno le colpe per questi risultati, e dovrà riuscire Sarri, riuscire forse a fare e a trovare un compromesso tra quello che è il finto tiki-taka da utilizzare in certe occasioni, in certe fasi della partita, e poi invece un gioco più di rimessa, più veloce, più verticale, che facendo avanzare, anche dando la possibilità alla squadra avversaria di venire in avanti, di attaccare, per appunto sfruttare un po' di più l'imprevedibilità e la rapidità, perché abbiamo bisogno anche di questo aspetto, non solo tiki-taka finto, perché ripeto, è finto, perché quello non va bene. Quindi dovrà essere bravo Sarri un pochino ad adattarsi e a fare bene. Ah, ultima cosa, Ramsey mi è piaciuto per certe giocate, per altre no. Ricordo che a un certo punto c'è stato un controllo piede, lui ha dato parata gran sposta, grave errore, perché gli doveva darla a Ronaldo. Ultimo, chiudo il discorso dicendo che l'arbitro fischia al finale, questa cosa capita, alcune volte capita, mi ha dato fastidio, perché l'arbitro fischia al finale su un'azione che c'erano Ramsey e Ronaldo contro un avversario, Ronaldo 99 su 100 andava a far gol. Vabbè, la partita è andata, ora continuiamo, abbiamo vinto, ci teniamo dietro l'Inter, vediamo poi cosa farà la Lazio, ci teniamo, diciamo, agli stessi punti di quando abbiamo concluso il campionato, la prima parte del campionato prima del coronavirus contro con l'Inter. Domani appunto vedremo cosa farà la Lazio. Ditemi che cosa ne pensate di questa partita, ditemi quale, diciamo in qualche modo, quale sarebbe dal vostro punto di vista il gioco migliore, l'idea migliore, il compromesso migliore che Sarri può proporre per fare rendere in qualche modo, cercare di fare in modo appunto di rendere appunto questa squadra più prolifica possibile in fase offensiva. Abbiate pazienza se nel video sono un po' impacciato, ma ragazzi, più di mezzanotte, non sono abituato, e penso quasi tutti noi non siamo abituati a vedere le partite che finiscono a quest'ora. Vabbè, ci sentiamo poi domani per ulteriori approfondimenti rispetto a questa partita. Appunto, sono contento della vittoria, iniziamo così e vediamo poi come andare avanti nel modo migliore del corso di questo particolarissimo campionato estivo. Ditemi che cosa ne pensate appunto. Ragazzi, sempre forza Juve, viva la Juve sempre, alla prossima, ciao a tutti.